Buonasera a tutti voi e un saluto particolare va alla professoressa e agli allievi del liceo Miranda di Frata Maggiore che stasera ci onorano della loro presenza. Noi siamo al quinto e penultimo incontro di questo seminario che ha per tema la Costituzione italiana, un progetto per l'avvenire. Il tema in discussione questa sera è le ideologie della Costituzione e il professore Pietro Paoli ci intratterrà su questo tema. Il professore Stefano Pietro Paoli è docente di teoria del diritto e dell'argomentazione e dei diritti dell'uomo, più altre cose che poi ci dirà lui, presso l'Università di Salerno a Fisciano. Il tema è un tema molto interessante perché il professore ci parlerà dell'incontro delle idee e dei valori che sono alla base della nostra Costituzione e che erano le idee e i valori dei partiti politici che erano componenti, componivano l'Assemblea Costituente. Da questo nobile, diciamo, compromesso che c'è stato tra questi valori è nata la Costituzione Repubblicana. Come progetto appunto di futuro per la ricostruzione di uno Stato democratico nel nostro Paese e per dare una speranza di futuro all'Italia. Le idee e i valori che, diciamo, si confrontano nella Costituente e danno vita alla Costituzione sono le idee e i valori della cultura liberale, della cultura democratica, della cultura socialista, della cultura di cui era portatore, il cattolicesimo democratico. Ecco, da questa da questo compromesso, da questo incontro, da questi valori e questa cultura, nasce la nostra Costituzione. Io do senz'altro la parola al professore Pietro Paoli, ricordandovi che il prossimo incontro ci sarà il 10 maggio con una lezione del professore Franco Barbagallo, dello storico Franco Barbagallo, sulla Costituzione repubblicana. Quindi il liceo Miranda, la professoressa e tutti voi siete invitati a questo ultimo incontro. Inoltre mi preme di dirvi, mi porto i saluti del professore Nello Pietrerossi, che è il curatore di questo seminario e che stasera è impegnato insieme alla professoressa Pirini, che ha seguito tutto, diciamo, il corso del nostro seminario, ma sono impegnati questa sera entrambi all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dove sono in corso stasera importanti iniziative. Do senz'altro la parola al professore Pietro Paoli e ve lo dico da subito, se volete intervenire dopo non abbiate timori a porvi delle domande. Grazie. Io sono stato tante ore in treno, quasi, quindi siamo già visto. Allora, ma se questo si toglie? Così mi sentite? Sì. Allora, buonasera, grazie, sono molto contento di essere qui oggi, ringrazio naturalmente Aldo Cennamo, ringrazio la Casa del Popolo di Ponticelli, ringrazio l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per questa opportunità. Io insegno a Fisciano, il mio accento denuncia una origine diversa e quindi mi scuserete se ogni tanto userò qualche toscanismo, ma purtroppo così è, e quindi vengo dalla patria di Machiavelli, di Dante e di Collodi. Dico questi tre nomi perché sono le tre opere più tradotte al mondo e sono di tre fiorentini, di mio non hanno tradotto ancora nulla, ma non aspiro a tanto. Mi scuso per il ritardo, so che è stato sicuramente qualcuno di voi che non voleva partecipare a questo incontro e che ha cercato di sabotare la mia discesa da Firenze a qui, ma grazie ad Aldo, che è stato molto paziente, lo ringrazio anche per questo, sono riuscito ad arrivare. Insomma, Aldo, quando ha presentato, ha già esposto in pochissime parole il senso della lezione, chiamiamola così, della chiacchierata informale di oggi pomeriggio, e ha già toccato alcuni nodi fondamentali, quindi ha già evocato quattro grandi ideologie, io uso questo termine, poi dirò qualche cosa sul senso di questa espressione, e ha usato già un termine con cui dovremmo confrontarci, che è quello di compromesso. Allora, io mi rivolgo ai giovani principalmente, l'invito è
di interrompermi quando dico cose di cui non sapete assolutamente nulla. Sono abituato, in quanto docente universitario, a confrontarmi con ragazzi che non sanno nulla e che hanno il diritto di non sapere nulla, quindi interrompetemi quando come meglio credete. Io vorrei partire proprio dal titolo, ideologie della Costituzione. Allora, ideologie, su ideologie dirò poche parole, su Costituzione invece mi soffermerò più a lungo, perché se è vero che il tema centrale è quello della nostra Costituzione, la Costituzione Repubblicana del 1948, credo che non sia inutile per voi ragazzi riflettere anche su che cosa significhi proprio Costituzione, perché di Costituzioni ce ne sono state storicamente di tanti tipi, anche molto diversi l'uno dall'altro. Allora ci soffermiamo su questo, ma partiamo da ideologie, due parole e basta. Ideologia è un termine che oggi è squalificato, è considerato sempre più spesso un termine quasi spregiativo. Viviamo in una realtà post-ideologica, dicono in tanti. Beh, se questo senso deteriore dell'espressione ideologia è un senso anche diffuso e anche con alcune buone ragioni, devo dire che bandirlo dal lessico politico istituzionale, secondo me, è un'enorme sciocchezza, perché bandire una parola spesso è un'operazione che nasconde un grosso disagio. C'erano delle grandi ideologie. Per ideologia che cosa intendo? In maniera veramente minimale, una visione del mondo. Ecco, c'è stata una fase, che oggi noi quasi non la percepiamo, in cui c'erano grandi visioni che si contrapponevano. La nostra Carta Costituzionale è il frutto di questa contrapposizione, ma contrapposizione in senso positivo, confronto. D'accordo? Quindi ideologie che rimanevano molto distanti l'una dall'altra, e ciononostante siamo riusciti a trovare, e questo è il termine su cui poi ci soffermeremo, un compromesso. Allora, ideologia non è una parolaccia. Ideologia significa visione del mondo, visione politica del mondo. Se vogliamo scomodare un termine che forse spaventerà qualcuno perché è in tedesco, è una Weltanschauung, così si diceva con linguaggio romantico un tempo. Va bene, mettiamo da parte, quindi chiarito questo problema, quindi ideologia intesa in senso positivo, come visione politica del mondo, mi vorrei soffermare sul concetto di Costituzione, per capire poi che tipo di Costituzione è la nostra, la Costituzione Repubblicana. Allora, di Costituzione, secondo me, vi propongo una definizione minima, si può parlare per definire un complesso di regole, un ordinamento generale dei rapporti politici e sociali che concretamente disciplinano una certa realtà storica. Allora, di Costituzione si può parlare in questi termini, quindi come ordinamento generale dei rapporti sociali e politici, quantomeno dalla antica Grecia, la Grecia di Pericle, di Clistene, ancora prima. C'è un termine greco che spesso noi traduciamo con Costituzione, che è il termine politeia, forse l'avete sentito nominare, politeia, politica, è la stessa radice etimologica. Ecco, tutto il costituzionalismo antico, politeia per gli antichi greci, per i romani il termine è diverso, è res publica, e già questo dice molto, la cosa pubblica. Ecco, designava che cosa? Una costituzione, appunto, quindi un ordinamento di una certa società, che doveva essere un ordinamento vero specchio della realtà, ma non bastava, non era soltanto uno specchio, era qualcosa di più, era anche un disegno ideale. Una Costituzione che doveva informarsi alle virtù, e le virtù erano molto diverse dalla Grecia, nel mondo romano, erano virtù intese in maniera anche molto diversa, però la virtù doveva essere al centro della Costituzione. Quindi c'era un disegno politico che aspirava sostanzialmente alla concordia, alla stabilità, al giusto ordinamento di quei rapporti sociali e politici che evocavo prima. Nel Medioevo, facciamo un salto in avanti, nel Medioevo le cose cambiano radicalmente, non c'è più questa idea di una Costituzione che deve ispirarsi alla virtù,
La Costituzione è una Costituzione, diremmo oggi, materiale, è una Costituzione data, è tutta una pluralità nell'ordinamento medievale, l'ordinamento giuridico e politico medievale, che fa pensare appunto a una società che è già formata. E in questo si potrebbe, appunto, ci possiamo soffermare. Chi di voi non studierà il diritto si confronterà proprio con il grande problema della pluralità degli ordinamenti medievali, perché troppo spesso abbiamo questa visione distorta del Medioevo come di un'epoca in cui ci sono soltanto due grandi principi cosmopolitici, universalistici, il papato da una parte e l'impero dall'altro. In realtà è tutt'altro il segno del Medioevo per quanto riguarda gli ordinamenti, la pluralità. Voi pensate in Italia, alla nostra storia quindi medievale, io sono toscano da questo punto di vista, quindi penso alla realtà dei comuni, per esempio, a quanto davvero fosse vivo, vivace, plurale quel tipo di ordinamento. E arriviamo finalmente alla Costituzione moderna. Ecco, la Costituzione moderna, e la nostra Costituzione repubblicana è a tutti gli effetti una Costituzione moderna, è una Costituzione diversa rispetto a quella antica, quella greca, quella romana, quella medievale, perché si pone come norma, ecco il concetto chiave. Norma, una regola. Norma che serve a fare che cosa? Principalmente una cosa, ovvero sia limitare il potere. Il potere c'è sempre stato, ovviamente, dalla notte dei tempi, da quando esiste l'uomo esiste il potere. Ma il potere cui si oppone questa Costituzione moderna è un potere particolare, è il potere sovrano. Ecco, qui dobbiamo scomodare un concetto che è fondamentale, è il concetto che nella storia delle istituzioni politiche segna l'inizio della modernità. Sovranità. Ora ci darò qualche nome, qualcuno lo conoscerete sicuramente, qualcun altro probabilmente no. Di sovranità comincia a parlare già qualche giurista, qualche politico nel Medioevo, ma è soltanto nel 1500 che si comincia a definire davvero questo concetto di sovranità come potere assoluto e perpetuo e originario. Perpetuo, assoluto, originario. Perpetuo, che dura sempre, che dura da sempre. Originario perché non è tributario di nessun altro potere. Nasce in se stesso, diciamo così. Quindi perpetuo, originario e assoluto, proprio etimologicamente, sciolto da ogni altro vincolo. C'è un giurista francese del 1500 che si chiama Jean Bodin, che scrive nel 1576 un'opera fondamentale, i sei libri sulla Repubblica, in cui comincia a dare dei contorni teorici a questo concetto di sovranità. E poi qualche decennio più tardi, più precisamente nel 1651, c'è un grandissimo filosofo politico, che si chiama Thomas Hobbes, che scrive un'opera celeberrima, Il Leviatano. Quindi, il potere del sovrano. Sia Jean Bodin sia Thomas Hobbes, quando parlano di sovranità, parlano di sovranità di chi? Di un soggetto. Lo Stato. Lo Stato, guardate bene, apro e chiudo questa parentesi, è un altro termine che noi dobbiamo usare con una certa consapevolezza. Noi a volte parliamo di Stato in riferimento al mondo greco, al mondo romano, lo Stato dei Romani, pure lo Stato medievale. In realtà, da un punto di vista filologico, è scorretto questo uso. Lo Stato è lo Stato moderno, quindi non è banale questo, forse per voi. Però quello che noi oggi chiamiamo Stato è un frutto della modernità, d'accordo? Quindi nasce lo Stato, nasce la sovranità statuale, guarda caso a chi fa capo, di solito a un sovrano in carne ed ossa, a un re, d'accordo? Un re che ha il diritto di fare tutto quello che vuole perché tutti i cittadini gli hanno conferito quel potere, ma c'è una cosa che si chiama contratto sociale, ma non vi voglio annoiare su questo. Di queste forme, diciamo così, di immaginazione anche del potere sovrano, ce ne sono moltissime, anche di segno molto diverso rispetto a quello di Hobbes. Arriverà un signore
molto noto anche per ragioni diverse dagli interessi teorico-politici, perché il suo cognome adesso è sulla bocca di tanti politici contemporanei, Russo, sapete, avete sentito questa parola, questa è la piatta foto, perché si chiama così? Perché chiaramente prende il nome da Jean-Jacques Rousseau, che forse sapete chi è, quindi un grande filosofo che nel 1762 scrive quest'opera, Il contratto sociale, in cui parla di sovranità. Sovranità che adesso è di taglio diverso però rispetto alla sovranità di cui parla Hobbes, che parla di sovranità popolare. Ecco, il protagonista di quelle che di lì a poco saranno le rivoluzioni, il popolo. D'accordo? Perché faccio tutta questa premessa? Perché è in questo contesto che nasce la Costituzione moderna, in senso moderno. Costituzione come tessuto normativo che serve a limitare il potere. Perché vi dico questo? Un personaggio come Rousseau, che è democratico in un senso molto particolare del termine, radicalmente democratico, come fattore di una democrazia radicale, ovviamente guarda con sospetto qualsiasi tentativo di costituzionalizzare quel potere del popolo. La Costituzione è un limite, certo, e da un certo punto di vista potrebbe sembrare un bene, ma se si tratta di un limite al potere costituente, altro termine fondamentale, del popolo, allora la Costituzione diventa una gabbia, non è più qualcosa che aiuta il popolo a crescere, ma rischia di essere un peso, una zavorra verso il progresso. Ecco, in realtà tra 800, ultimo scorcio del 600, tutto il 700 e prima parte dell'800, si apre questo grandissimo dibattito. Democrazia da una parte, sovranità, in particolare sovranità popolare dall'altra. Entrano in frizione, sono in conflitto. Chi sostiene la Costituzione molto spesso è contrario alla democrazia in senso radicale, come la intende Rousseau. Comunque queste frizioni rimangono, esplodono in certi momenti, sapete tutti, no? Ci sono due grandi rivoluzioni, quella del 1776 negli Stati Uniti d'America e poi quella a noi ancora più familiare del 1789, ovviamente la rivoluzione francese. Sta di fatto che nel giro di pochi anni, sia negli Stati Uniti sia in Francia, si arriva alla Costituzione scritta. Ecco, questa è una cosa che ancora non ho detto. Costituzione in Grecia, a Roma, nel Medioevo, non significa norma scritta. Era un ordinamento, ma non era una norma, cose molto diverse. Finalmente con la rivoluzione statunitense e la rivoluzione francese si arriva invece a scrivere, a mettere nero su bianco un atto, una costituzione. Che cosa ha di diverso questa costituzione rispetto alle altre leggi? Dovrebbe essere incondizionato proprio lo specchio della volontà del popolo, dovrebbe definire i contorni, direi quasi la carta d'identità di quel popolo. Ecco, si arriva appunto negli Stati Uniti nel 1787 alla Costituzione federale, già c'erano state altre costituzioni dei singoli stati. In Francia ci sono più progetti costituzionali, più costituzioni, qualcuna entra in vigore, qualcuna non entra neanche in vigore. Le più famose sono quelle del 1791, 93, 95, ma insomma questi sono dettagli che ci interessano fino a un certo punto. C'era stata, a dire la verità, e forse voi questo lo sapete, un'altra rivoluzione un secolo prima. Che rivoluzione era? La rivoluzione dicelo in inglese. Come si chiamava quella rivoluzione? No, la rivoluzione industriale lasciata adesso parlando. No, avete mai sentito parlare di Glorious Revolution? Anche lì c'era stata una rivoluzione, anche lì si era tagliata la testa a un re, come succederà in Francia. Ma lì che cos'è che non si fa? La guerra. Una guerra civile in qualche modo. Prima sì. Nella prima sì, certo. Però che cos'è che non cambia? Spargimento. Rimane il re. Il re, sì. Lì si arriva comunque a una monarchia costituzionale. D'accordo? In Francia no.
in Francia c'è un cambio di regime, si spazza via l'antico regime, è qualcosa di radicalmente diverso. E per questo, guardate bene, che quando io sento qualche politico che parla di sovranità del Parlamento, mi dico, ma forse questo ha studiato troppo diritto inglese, ha studiato troppo Albert Bandeisi, perché lì sì si può parlare di sovranità del Parlamento, non in Italia. In Italia la sovranità non è del Parlamento, basta leggersi la Costituzione, la sovranità è del popolo. Bene? Quindi, grossa differenza. Quindi nella esperienza costituzionale inglese si può parlare di sovranità del Parlamento, perché nel Parlamento si trova un equilibrio, una medietà tra vari principi, quindi c'è il monarca, c'è l'aristocrazia, c'è anche il popolo, in esperienze diverse, come quella francese, no, sovrano è il popolo. Poi chiaramente come si strutturi successivamente questa diversità è cosa da vedere. Sapete tutti, dopo la rivoluzione francese, perdonatemi se vi annoio un po', ma qualche coordinata è fondamentale per impostare il discorso, sapete tutti che dopo, esperienza napoleonica, restaurazione, cosa ne è di quelle costituzioni? Beh, i sovrani europei chiaramente non vogliono fare la fine di Luigi XVI, ci tengono tutti alla propria testa. E allora che cosa fanno? Onde evitare che il popolo faccia quello che è successo nell'89 in Francia, comincia a concedere delle costituzioni, si chiamano dal francese costituzioni octroyées, ottriate, sono costituzioni non guadagnate sul campo dai rivoluzionari, ma sono costituzioni gentilmente, graziosamente concesse. D'accordo? E questa è un'enorme differenza. E si va avanti così per un lungo periodo. In Germania, ad esempio, quasi tutti gli stati, voi sapete che quella che io adesso chiamo Germania, che noi chiamiamo Germania, in realtà era una costellazione di piccoli stati, d'accordo? Che sono protagonisti di quello che si chiama in gergo Frühkonstitutionalismus, un primo costituzionalismo tedesco, ma insomma anche su questo penso che si possa sorvolare. Però il caso della Germania è importante, perché è in Germania che avremo, dopo la prima guerra mondiale, faccio un salto importante però necessario, è dopo la prima guerra mondiale che in Germania assistiamo alla nascita della prima costituzione novecentesca, la costituzione di Weimar, ne avete sentito parlare. Quindi finisce il secondo impero, Guglielmo II di Hohenzollern scappa in Olanda, accusato di aver causato la guerra, c'è tutta la questione delle riparazioni, d'accordo, comunque nasce questa Costituzione, che è una Costituzione interessantissima, è la prima Costituzione in cui si parla, oltre che di diritti civili e politici, di diritti sociali, è una Costituzione in cui si parla di diritti fondamentali, ma è una Costituzione fragile da tanti punti di vista, c'è chi lo capisce da subito, c'è qualcuno che si illude che possano funzionare le cose, c'è un grosso problema comunque di tenuta politica del tessuto politico, fatto sta, come immagino sappiate tutti, che di lì a breve, quindi nel 1933, Adolf Hitler potrà andare al potere in maniera, da un punto di vista legale, assolutamente inappuntabile. D'accordo? Perché la Costituzione di Weimar, come hanno scritto alcuni, che l'hanno presa in esame nei primi anni 20, era una Costituzione votata al suicidio, per tutta una questione che adesso vi risparmio, ma che se volete possiamo poi affrontare. Quindi nascono queste democrazie costituzionali, ripeto, molto fragili quella di Weimar, più solide naturalmente quelle che nascono dopo la Seconda Guerra Mondiale, per ragioni ovviamente politiche. In queste democrazie costituzionali si ricompone quella frattura di cui parlavo prima, quindi il contrasto tra democrazia e sovranità da una parte e costituzione come limite del potere sovrano dall'altra. Allora, a questo punto finalmente, sperando che voi abbiate le idee minimamente più chiare, non più confuse, ma insomma sarei contento anche di questo risultato, anche confondere le idee e comunque smuovere un po' l'ascoltatore, ecco. Veniamo al caso italiano. Allora, voi sapete che
avevamo una Costituzione precedente, quella repubblicana, il famoso Statuto Albertino. Vi ritrovate, voi fermatevi, se c'è qualche cosa che non vi torna, sapete tutti, no, perché io, siccome sono abituato ai miei studenti, che poi agli esami mi tirano fuori delle perle straordinarie, io non mi scandalizzo di nulla, quindi davvero fermatemi tranquillamente. Voi sapete che c'era il re prima della Repubblica, il re di Casa Savoia. Lo Statuto Albertino prende il nome da Carlo Alberto di Savoia, che nel 1848 aveva fatto scrivere, non scritto di suo pugno, questo statuto, che era in qualche modo una costituzione, ma era una costituzione molto diversa rispetto alla nostra, non soltanto per quello che diceva, ma anche per come era strutturata. Voi non siete studenti di giurisprudenza, quindi avete il diritto di non sapere tutte queste cose, ve ne dico soltanto una che è determinante per capire la differenza tra lo Statuto Albertino e la Costituzione Repubblicana. Voi sapete come si cambia la nostra Costituzione? Più o meno? Serve che cosa? Un procedimento aggravato, si dice così tecnicamente. Nel senso che, voi sapete tutti che in Italia le leggi le fanno il Parlamento seguendo una certa procedura. Se vuoi cambiare la Costituzione non puoi adottare quella procedura, ne devi adottare una aggravata. E quindi molto più complessa, molto più lunga, più complicata. E perché? Perché siamo sciocchi e ci siamo voluti complicare la vita? No, è perché quella procedura aggravata, più complicata, più lunga, più faticosa, ti consente di mettere in mano la Costituzione soltanto a certe condizioni, o almeno così dovrebbe essere in linea teorica. D'accordo? Se invece la Costituzione uno la potesse cambiare con una legge ordinaria, quindi con una legge, con un decreto legge, con un decreto legislativo, noi potremmo cambiare Costituzione una volta al giorno. Così non deve essere, la Costituzione non è una legge, non è un atto normativo come gli altri, è qualcosa che dovrebbe esprimere l'assetto profondo. Recuperiamo la nozione da cui siamo partiti, un ordinamento generale dei rapporti sociali e politici di una certa realtà storicamente individuale. La Costituzione non si può cambiare tutti i giorni. Bene. Ecco, lo Statuto Albertino era una legge come le altre, quindi da un certo punto di vista, diciamo così, organizzativo, era qualcosa di diverso rispetto alla legge ordinaria, ma dal punto di vista formale si poteva cambiare con la procedura non aggravata, chiamiamola così. Ed è proprio per questo motivo che il regime fascista, quindi nel 22, lo tollera, lo integra. Poi dipende, c'è chi dice che nella prima fase è stato il regno ad assorbire il fascismo e poi c'è chi invece in maniera più lungimirante ha capito che era il regime che aveva assorbito il regno, e quindi anche lo Statuto Albertino alla fine rimaneva formalmente in vigore, poi poteva essere trasfigurato in maniera banale dal punto di vista formale un giorno sì e un altro pure. Benissimo, facciamo un passo ancora in avanti e arriviamo alla Seconda Guerra Mondiale, d'accordo? Così ci avviciniamo a queste ideologie da cui siamo partiti. Allora, sapete tutti, immagino, insomma lo ripeto volentieri, che a un certo punto, per varie vicissitudini che non posso certo stare qui a riassumere, il 25 luglio del 1943 il Gran Consiglio del Fascismo vota a favore dell'ordine del giorno Grandi, quindi alla fine il duce viene sfiduciato, ne viene ordinato l'arresto, d'accordo? Il re Vittorio Emanuele III di Savoia pochissimi giorni dopo, il 2 agosto del 1943, emana un regio decreto. In questo regio decreto dice che 4 mesi dopo la fine della guerra bisognerà indire delle elezioni per formare una nuova Camera dei Deputati. Allora, che cosa fa il re? Quindi prende atto che a questo punto il regime è in crisi. E qual è l'operazione che tenta di fare? Tenta la linea continuista. Tenta di salvare il regno. Prova a dire benissimo, si chiude la parentesi fascista e io recupero
la dimensione del regno prima del 22. Questa è l'operazione che almeno in un primo momento tenta di fare, ma voi sapete che le cose non sono così semplici. C'è l'8 settembre, quindi 8 settembre del 43, quindi una fase di trasformazione radicale che viene inaugurata e si forma il Comitato di Liberazione Nazionale. Nel Comitato di Liberazione Nazionale i partiti, che badate bene, erano partiti fuori legge tecnicamente, e quali partiti? I partiti protagonisti della resistenza, di quella che di lì in poi possiamo chiamare legittimamente resistenza, cominciano a incontrarsi. Poi si incontreranno a gennaio del 44 a Bari, ma già nell'ottobre del 43 le forze si schierano. Quali partiti sono in campo? Beh, sono il Partito Socialista, il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, il Partito d'Azione e il Partito Liberale, più qualche altro partito che proprio partito non è, ma diciamo le cinque forze principali sono sicuramente queste. Che cosa succede? Che il Comitato di Liberazione Nazionale ovviamente non appoggia la linea continuista, ci mancherebbe quella di Vittorio Emanuele III, che vorrebbe restaurare, possiamo usare questo termine, il regno e quindi dichiarare chiusa l'esperienza fascista e recuperare il potere così come era prima del 22. Il Comitato di Liberazione Nazionale punta a due obiettivi: da una parte legittimarsi come governo provvisorio del paese e dall'altra convocare il popolo perché possa decidere la forma istituzionale dello Stato. Questo vuole fare. Il problema che si pongono i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale è un problema drammatico. Cosa facciamo? Ci teniamo ancora alla monarchia? E quindi cerchiamo di instaurare un dialogo con Vittorio Emanuele III, oppure dichiariamo subito la Repubblica? Questa era l'alternativa che si pose tra settembre e gennaio, quindi settembre 43 e gennaio 44. In realtà si sceglierà una via intermedia. Questo è il primo compromesso di cui dobbiamo parlare. Perché si sceglie una via intermedia? Perché l'Italia non era pronta a fare questa scelta, e soprattutto questa scelta non era una scelta che spettava ai partiti, era una scelta che spettava al popolo. E dopo 20 anni di fascismo in cui il popolo non aveva più potuto prendere la parola, era necessario trovare un momento di diversa natura, quindi richiamare il popolo e far decidere al popolo quale forma istituzionale scegliere. È per questo che la soluzione intermedia in poi in che cosa si sostanza? È in un istituto strano che si chiama luogotenenza. In pratica sapete che Vittorio Emanuele III aveva un figlio, Umberto, il principe ereditario. Ecco, Umberto diventa luogotenente ed emana degli atti normativi che si chiamano decreti luogotenenziali. Alcuni sono estremamente importanti. Quindi dal giugno del 44 fino al giugno del 46, quando ci sarà il referendum, monarchia repubblica, assistiamo a una fase cosiddetta di tregua istituzionale. Quindi non si sceglie ancora tra monarchia e repubblica, si fa decidere al popolo, e guardate bene se si arriva, perché questo è un compromesso? Perché anche i monarchici sono d'accordo. E perché sono d'accordo? Perché pensano, con buone ragioni, di poter vincere, soprattutto al sud. Soprattutto al sud. Quindi tregua istituzionale, tregua. Tregua non è più guerra, ma non è ancora pace. D'accordo? Quindi fase estremamente complicata, si sono succeduti diversi governi, in particolare c'è un atto del secondo governo Badoglio fondamentale. Il 28 aprile del 44 il secondo governo Badoglio si impegna a convocare alla fine della guerra un'assemblea costituente. Quindi grosso salto rispetto a quel regio decreto che avevamo visto prima di Vittorio Emanuele III, che dava per scontato finita la guerra, dava per scontato no, però ci prova, finita la guerra, passano 4 mesi e poi andiamo a eleggere la Camera dei Deputati col vecchio sistema. No, momento di rottura col secondo governo Badoglio, confermato dal
al primo governo Bonomi, qualche mese dopo. Il governo Bonomi entra in carica nel giugno, mi sembra il 22 giugno del 1944, subito dopo viene emanato un decreto, ve lo leggo, sono soltanto due articoli, cosa rarissima, noi in Italia facciamo leggi di 300 articoli, questo in due articoli fa giustizia di un mondo che non esiste più. Dice, dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano, che a tal fine eleggerà a suffragio universale, diretto e segreto, un'assemblea costituente per deliberare la nuova Costituzione dello Stato. All'articolo 2 è abrogata la disposizione concernente l'elezione di una nuova Camera ex. In pratica smentisce quello che aveva fatto il re subito dopo la fine del fascismo ed è chiarissimo, dice, dopo l'emersione del territorio nazionale le forme saranno scelte dal popolo italiano. Cosa significa? Un referendum, monarchia o repubblica, e a tal fine si eleggerà a suffragio universale, sapete tutti che cosa significa suffragio universale, no? Diretto e segreto, un'assemblea costituente, si parla di assemblea costituente per la prima volta. Quindi questo è l'atto con cui sostanzialmente finisce lo Statuto Albertino. Questo è il primo atto della democrazia costituzionale italiana, almeno alcuni autori lo ritengono tale. Ora, qual è il problema? Questa assemblea costituente, che deve essere eletta dal popolo, è un'assemblea, diciamo così, con pienezza di poteri? È un'assemblea che ha una sovranità piena? Che cosa voglio dire? L'assemblea costituente può ad esempio legiferare? Può fare le leggi? Primo interrogativo. Secondo interrogativo, l'assemblea costituente è lei che deve decidere tra monarchia e repubblica? Questi sono due problemi che si sono posti, perché uno può dire sì, è il popolo, ma per il tramite dell'assemblea costituente a decidere se la forma istituzionale deve essere quella repubblicana o quella monarchica. Ecco, a tutti e due questi interrogativi si risponde in maniera negativa. L'assemblea costituente non è anche assemblea legislativa, non è anche Parlamento, e non è l'assemblea costituente a poter scegliere la forma istituzionale. Ci sono altri governi, il governo Parri, quindi il Partito d'Azione, nasce la Consulta Nazionale, c'è il primo governo De Gasperi e si arriva finalmente al 2 giugno del 1946. Ecco, a questo proposito, 2 giugno 1946, quindi la data fondamentale per voi perché non andate a scuola sostanzialmente, non per altro, giusto? Quando ero giovane io invece si andava a scuola. Vi leggo un passo verissimo, non vi preoccupate. Perché? Perché vi leggo questo passo? Perché è un passo che spiega, secondo me, molto bene, ma ci tornerò poi di qui a più avanti, come mai sia stato possibile che in questa pluralità, in questa frammentarietà politica, si arrivi a un risultato, quello del referendum in bilico, vince la Repubblica per 2 milioni di voti, quindi 12 milioni e 700 mila se non sbaglio, a 10 milioni e 700 mila, le cifre sono più o meno queste, cosa colossale all'epoca perché il numero degli elettori era raddoppiato. Perché? Perché? Suffragio universale non basta, perché noi molto ipocritamente abbiamo sempre chiamato suffragio universale anche il suffragio universale maschile. Capito? E quindi si raddoppia. E poi si arriverà di lì al 48, perché sapete la nostra carta costituzionale entra in vigore il 1 gennaio del 48. Quindi da quel momento, assemblea costituente, fase di elaborazione della Costituzione. E il testo della Costituzione, me lo sono scritto per non sbagliare, viene votato con 453 voti favorevoli e soltanto 62 voti contrari, pochissimi. Come è stato possibile in questa costellazione? Ricordiamoci i nomi dei partiti: il Partito Comunista, il Partito Socialista,
il Partito Liberale, la Democrazia Cristiana, il Partito d'Azione. Sono chiaramente tutti partiti antifascisti, su questo è ovvio. Il Comitato di Liberazione Nazionale è questo che ha trovato l'unità nell'antifascismo. Ovvio. D'accordo? Com'è stato possibile trovare questo compromesso? Usiamo il termine. Allora, c'è questa frase che secondo me è molto significativa, è di un autore carissimo a noi filosofi del diritto, si chiama Norberto Bobbio, penso che il nome vi dica qualcosa. Dice: a differenza di molte costituzioni che sono opera di pochi esperti o anche di uno solo, la Costituzione Repubblicana del nostro Paese è stata un'operazione collettiva, cui posero mano tutte le forze politiche in gioco, tra le quali fu necessaria una continua opera di mediazione, di conciliazione, di smussatura degli animi, di allentamento delle corde troppo tesi, di edulcoramento delle tesi troppo aspre in conflitto. In una parola, nessuna espressione è più appropriata di compromesso. Allora ecco, compromesso. Compromesso non va avvertito come un termine negativo. C'è chi lo intese come un termine negativo, come un accordo al ribasso, come il frutto di giochi politici, anche protagonisti dell'Assemblea Costituente, grandi giuristi, penso ad esempio a Piero Calamandrei, grandissimo giurista, uno dei pochi, erano sette, esponenti del Partito d'Azione, che però insomma non era assolutamente convinto della bontà di questa operazione. Faceva l'esempio dell'amante, dice, l'amante che ha l'uomo che ha due amanti, una vecchia e una giovane, con la vecchia che strappa i capelli neri e la giovane che gli strappa i capelli bianchi, alla fine l'uomo diventa calvo. Questa era la metafora che lui usava, se non sbaglio, per definire questa Costituzione, per dire che era qualcosa di un po' abborracciato, un accordo politico al ribasso. Ecco, in realtà, con buona pace di Calamandrei, che è stato sicuramente un grande protagonista della Costituente, io non condivido questo giudizio. Si trattava di mettere d'accordo, e non era affatto facile, quattro grandi ideologie. Allora, ideologie, ripeto, in senso positivo. Vediamole, ma le ricordava appunto proprio in apertura al docennamo. Da una parte c'era l'ideologia liberale, il liberalismo. Sapete più o meno che cos'è liberalismo, quindi una visione del mondo che pone al centro l'individuo. Dico solo un po' di parole d'ordine del liberalismo: individuo, contrattualismo, d'accordo? L'idea che lo Stato nasca in base a un contratto, il contratto sociale. E poi c'è il liberalismo religioso, che è il primo e che si attesta storicamente, e liberalismo economico, liberalismo in senso religioso, quindi la tolleranza. Voi pensate a cosa non era l'Europa tra il 1618 e il 1648, la cosiddetta guerra dei trent'anni, quella conclusa dalla famosa doppia pace di Vestfalia, quindi guerre di religione, ci si scannava amabilmente. La tolleranza religiosa è uno dei frutti sicuramente del liberalismo religioso. Liberalismo economico, quindi il principio della concorrenza. E attenzione, il principio per cui la funzione dello Stato è sempre una funzione negativa. Negativa in che senso? Che lo Stato deve rimuovere gli ostacoli per che cosa? Per tutto. La felicità dei propri cittadini, quindi la libertà di concorrenza, quindi la promozione non è attiva, scusate il gioco di parole, è sempre lo Stato che deve fare un passo indietro, deve garantire, togliendosi di mezzo, per esercitare il potere in maniera diversa da quella dello Stato assoluto, se c'è in questione. E ci sono chiaramente principi come quello della separazione dei poteri, dell'equilibrio dei poteri, e si parla di diritti naturali in una maniera molto diversa da come se ne parlava nell'antichità e nel Medioevo. D'accordo? Quindi i diritti naturali sono quei diritti che lo Stato non può toccare. Questo è un argomento interessante, interessantissimo. Voi sapete che ci sono dei diritti che lo Stato non può toccare. Lo Stato è comunque limitato, ci sono delle cose che non può fare.
d'accordo? E la nostra Carta Repubblicana, lo sapete, l'articolo 2, è proprio questo un concetto. Cosa fa l'Italia? Riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, eccetera, eccetera. E se riconosciamo qualche cosa, vuol dire che ne attestiamo la preesistenza. Non sono posti dallo Stato, sono diritti naturali perché appartengono all'uomo, per il semplice fatto di essere uomo, non perché sono diritti concessi dallo Stato, sono soltanto riconosciuti. D'accordo, quindi prima grande visione politica, ideologica, liberale, con una grande tradizione, 700-800 in particolare. Poi c'è l'ideologia democratica, quella che sostiene l'uguaglianza politica e giuridica dei consociati. È l'orientamento che reclama la sovranità popolare intesa come inalienabile, una sovranità che non può essere concessa a qualcuno. Entrano sulla scena i diritti politici, non soltanto i diritti civili del liberalismo, quindi i diritti politici, il diritto di essere eletti, il diritto di eleggere, il sistema elettivo, quindi non più la cooptazione, non più l'ereditarietà. Io ricopro un certo ruolo nella società non perché mio padre faceva questo, o non perché sono stato scelto da una cerchia di notabili, ma perché sono eletto a ricoprire quella certa carica. È il principio maggioritario, d'accordo? Democrazia come principio maggioritario, e quindi l'idea del governo di maggioranza. Altra grande ideologia in campo, quella socialista. Dico soltanto socialista, ma ora capite perché. L'eguaglianza qui non è soltanto l'eguaglianza politica e giuridica, che è intesa come un'eguaglianza formale. C'è un passo in avanti. Uguaglianza sociale ed economica intesa in senso sostanziale. C'è l'idea dell'abolizione della proprietà, con mille sfumature diverse, l'idea della proprietà collettiva, quindi socializzazione, statualizzazione, nazionalizzazione. C'è l'idea dello Stato assistenziale, del welfare state, se vi piace chiamarlo all'inglese, quindi uno Stato che aiuta, comunque si parla di cose che poi prenderanno campo, avranno preso campo da relativamente poco tempo, molto più giovane questo esperimento politico, che poi chiaramente verrà attuato in maniera molto diversa. Quindi ci sarà una prospettiva più riformista, prendiamo tutta l'esperienza del laburismo inglese da una parte, e poi chiaramente la grande esperienza rivoluzionaria del comunismo. E poi quarto grande filone ideologico, quello del cristianesimo sociale, che non è né a favore della visione liberale, neppure chiaramente favorevole alla visione socialista, ma che cerca di tenere insieme il quadro complessivo, che sostiene la pluralità della società, che sostiene l'idea di un uso sociale della proprietà e una grande attenzione per le classi più, diciamo così, diseredate. Ora, non era affatto facile trovare un equilibrio, anzi, diciamolo chiaramente, era complicatissimo. E tutto non si poteva avere. E allora, poi mi avvio alla conclusione, non preoccupatevi, io non so nemmeno che ho perso un po' la posizione del tempo. Quanto sono? No, vabbè, comunque vado rapidamente a concludere. Dicevo, non si può avere tutto e subito, era troppo bello. Se si fossero messi tutti i partiti a scalpitare reclamando così la parte dell'attore principale, non ne saremmo usciti. Quindi si deve cercare un compromesso, ripeto, compromesso in senso positivo, almeno questo è il punto di vista. Democrazia, quindi, sicuramente ideologia democratica che impregna la nostra Carta Costituzionale nei principi, ma anche nella parte successiva, proprio quella che riguarda l'organizzazione dello Stato. Per usare un'espressione, un nome che spero vi suoni familiare, quello di Palmiro Togliatti, che vuole essere una democrazia progressiva. Oggi ci possiamo accontentare di una democrazia formale,
ma l'obiettivo deve essere quello di una democrazia sostanziale, d'accordo? Questo è già un compromesso. Io vorrei adesso qualche cosa che non posso avere, e allora gettiamo le basi perché si possa attendere a quell'obiettivo, ma non posso pretendere di imporlo adesso. Se voi andate a vedere i primi articoli della nostra carta, trovate, secondo me in maniera veramente semplice, individuate varie parole che richiamano le ideologie che ho appena rammentato. I diritti di libertà personale, libertà civile, libertà politica, sono chiaramente, l'articolo 13 della Carta Costituzionale, sono chiaramente il lascito di quella visione liberale di cui abbiamo parlato prima. Quando si parla dei diritti sociali, quando si parla del diritto di sciopero, lì è chiaramente la visione socialista che invece è stata tradotta in lettere dal nostro Costituente, quindi l'articolo 3, quindi la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, anche lì è complicato perché poi quando si parla di persona umana quello è un termine molto caro al cattolicesimo. C'è il problema dell'articolo 43 della Costituzione, quello vabbè, ma insomma non voglio confondere con tanti numeri le idee. E poi c'è appunto l'idea di una società plurale, delle formazioni sociali, della famiglia, della funzione sociale della proprietà, che sono debitrici dell'ideologia del cattolicesimo sociale. Allora, sicuramente, ripeto, è l'ideologia democratica quella che impegna a ogni livello la Costituzione, e così non poteva non essere per il semplice fatto che la Carta Costituzionale è un compromesso sì, ma di quelle forze che abbiamo detto hanno trovato unità nel loro essere antifasciste. Quindi, così come il fascismo aveva violentato la democrazia, l'aspirazione di tutti quei partiti era il ritrovare un margine di manovra democratico. Da una parte si ha anche paura, quindi da una parte si scarta il cesarismo, chiamiamolo così, il bonapartismo, lo spettro ad esempio di una repubblica presidenziale faceva paura dopo 20 anni di fascismo. Dall'altra si vuole evitare anche il rischio opposto, quello del giacobinismo. Quindi ci sono istituti di democrazia diretta nella nostra Carta Costituzionale, il referendum, le leggi di iniziativa popolare, ci sono, ma sono istituti messi in secondo piano. Perché? Perché c'era pure anche di quello, si voleva cercare un equilibrio. E allora, faccio un'altra rapida citazione, se la trovo al volo, di due protagonisti dell'assemblea costituente, uno democratico cristiano e uno comunista, Tubini è già citato Togliatti, che dicono appunto da punti di vista molto diversi, ma ve lo leggo, scusate se faccio due citazioni di fila. Cioè, secondo Tubini il progetto presentato dai 75, che era una commissione dell'assemblea costituente, era la risultante feconda degli sforzi dei componenti delle varie sottocommissioni che hanno sempre cercato di intendersi, di comprendere ed hanno coltivato il proposito di giungere, quando potevano, all'accordo e all'intesa. Non sono mai venute meno la volontà di conciliazione e la convinzione responsabile che la Carta Costituzionale di un popolo non può riflettere l'intransigente pensiero del minimo numero possibile di cittadini, sebbene il pensiero del maggior numero di essi, consenzienti su una sostanza comune di pensiero e di vita. Ciò dimostra come sia ingiusto affermare che il nostro progetto e comunque sarà uno stato di compromesso. Togliatti. Che cosa è un compromesso? Gli onorevoli colleghi che si sono serviti di questa espressione probabilmente l'hanno fatta dando ad essa un senso deteriore. Questa parola non ha però in sé un senso deteriore, ma se voi attribuite ad essa questo senso, ebbene scartiamola pure. In realtà noi non abbiamo cercato un compromesso con mezzi deteriori. Meglio sarebbe dire che abbiamo cercato di arrivare ad una unità, cioè di individuare quale poteva essere il terreno comune sul quale potevano confluire correnti ideologiche e politiche diverse. D'accordo? E ancora,
dice, effettivamente c'è stata, sempre con gli altri, c'è stata una confluenza di due grandi correnti. Da parte nostra un solidarismo, scusate il termine barbaro, umano e sociale. Dall'altra parte un solidarismo di ispirazione ideologica e di origine diversa, il quale però arrivava nell'impostazione e soluzione concreta di differenti aspetti del problema costituzionale a risultati analoghi a quelli a cui arrivavamo noi. E infine, ormai le leggo tutte di fila già che ho sotto mano, che cosa si vuol fare con la nuova Costituzione? Sempre con il mio Togliatti. La Costituzione sovietica ha un carattere preciso. Essa codificò in norme lapidarie un fatto uscito da una rivoluzione. Codificò una situazione creata attraverso un'attività rivoluzionaria durata 20 anni. In Italia non si è in questa situazione, non soltanto perché la rivoluzione non è avvenuta, ma anche perché tutti ritengono che nelle condizioni attuali di classe nazionale e internazionale dell'Italia e di tutta Europa sia possibile arrivare a una profonda trasformazione sociale seguendo un cammino differente. La Costituzione deve tener conto di questo, quindi. Se sancisce soltanto quello che esiste oggi in Italia, non corrisponderebbe a quello che la grande maggioranza del popolo desidera dalla Costituzione. La nostra Costituzione deve dire qualcosa di più, attenzione, questo è un termine fondamentale, deve avere un carattere programmatico. Almeno in alcune delle sue parti, e particolarmente in quelle parti in cui si afferma la necessità di dare un nuovo contenuto ai diritti dei cittadini, un contenuto, come è stato detto, sociale, con l'affermazione del diritto al lavoro, del diritto al riposo ed anche con l'affermazione delle garanzie di questi diritti. Quindi Costituzione programmatica. Non si poteva ottenere di più, non si poteva avere una Costituzione precettiva. D'accordo? E questa, secondo me, che all'epoca poteva sembrare una debolezza, è stata forse la salvezza. Ora, Togliatti, in questo giudizio che io condivido, devo dire, metteva tanta sapienza politica, che non gli riconosco invece per altre critiche che ha avvolto alla Costituzione. Ad esempio, per me Togliatti era contrario al bicameralismo, ma su quello possiamo discutere, ma soprattutto era contrario al giudizio di costituzionalità, era contrario, la considerava una bizzarria. Se voi andate a vedere invece la storia più recente del nostro ordinamento, io temo che se non ci fosse stata la Corte Costituzionale, che voi sapete non è stata istituita subito, dobbiamo aspettare il 1956 perché cominci a lavorare, ecco, se non avessimo avuto la Corte Costituzionale, la nostra vecchia carta sarebbe davvero invecchiata rapidamente. Quindi su questo giudizio di Togliatti non ritengo d'accordo, ma questo magari mi interessa poco. E allora chiudo davvero, vi ho annoiato abbastanza, voi non siete stati veramente cortesi, non mi avete mai interrotto, ma questo non significa che abbiate capito qualche cosa di quello che ho voluto dire, ma va bene così. Chiudo proprio con un'ultima citazione. Signori, se questa confluenza di due diverse concezioni sul terreno ad esse comune volete qualificarla come compromesso, fatelo pure. Per me si tratta invece di qualcosa di molto più nobile ed elevato, della ricerca di quella unità che è necessaria per poter fare la Costituzione, non dell'uno o dell'altro partito, ma di tutta la nazione. Perché anche questo è un termine che spesso noi vediamo, no? Come ideologia, un termine che non bisogna usare, nazione, ecco, l'unità nazionale era uno invece dei cardini dell'impostazione anche socialista, dell'adesione socialista e comunista alla nostra carta costituzionale. Con questo mi taccio. Applauso liberatorio. Non so se qualcuno vuole. Allora, volevo chiedere chiarimenti in merito al concetto di stato negativo. Sì. Ho fatto riferimento parlando delle varie componenti dell'ideologia liberale presente nella nostra Costituzione.
ha fatto riferimento al concetto di stato negativo e precisamente all'articolo 3, che lo stato, quando dice che lo stato deve rimuovere gli ostacoli, e non è chiaro questo concetto, certo. Perché secondo me è proprio in questo articolo che si vede il carattere di stato, cioè di costituzione programmatica, proprio quella che citava ultimamente, messa in evidenza appunto da Palmiro Togliatti, cioè nel senso che forse l'aspetto più interessante della nostra Costituzione è proprio questo, cioè il fatto che ha un programma da svolgere, ha un progetto da realizzare e quindi pertanto ha un futuro ancora da esercitare, no? Nel senso che forse, come diceva Calamandrei, la nostra è una Costituzione presbite perché guarda avanti, guarda lontano. Quindi non riesco a capire il concetto di stato negativo legato proprio al, ripeto, al questo fatto che lo Stato non deve intervenire in merito alla rimozione degli ostacoli, cioè non ho capito. Lei ha capito benissimo, invece, perché mi sono espresso veramente male, io ho fatto il passaggio, scusate, rispondo intanto a questa, ma brevissimamente, perché è soltanto colpa del relatore, perché non dicevo assolutamente questo. L'articolo 3 è al contrario, in quella formulazione espressione dell'ideologia più socialista, certo. Poi che si possa leggere in tanti modi è ovvio, perché altrimenti, d'altra parte, nel 48 assistiamo al varo della Costituzione Repubblica Italiana, ma a livello internazionale assistiamo anche a un altro atto fondamentale, che è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che anche quella è un grandissimo compromesso, ancora peggio se volete, perché da una parte c'è il blocco capitalista, dall'altra c'è il blocco sovietico, e vale a mettere d'accordo, com'è possibile? Giocando anche sulle parole, e anche questo, solo che quello sarà un compromesso che veramente non funzionerà. La dichiarazione universale non è neanche un atto tecnicamente giuridico, mentre la Costituzione italiana, si può parlarne bene o parlarne male, però tutto si può dire tranne che non abbia funzionato. Quindi no, la visione liberale della nostra Costituzione riguarda altro, riguarda i diritti civili in particolare. Poi il discorso sulla funzione negativa dello Stato è un altro paio di maniche, nel senso che lo Stato non deve ostacolare certe libertà. In questo senso. Okay. Però la rimozione attiva, quello non c'entra assolutamente nulla, quindi mi sono espresso male io, me ne scuso, mi faccio ammenda. Okay. Ma qualche giovane, mica, Forse, ragazzi, forse a quest'ora sono un po' stanchi per poter pensare. Ma non sapete che non potete andare via finché non mi avete fatto tre domande. Non inventate. Contrario al bicameralismo. Sì. Sì. Abbiamo avuto un 4 dicembre 2016. Perdonatemi, da questo punto di vista faccio due passi indietro, però fermiamoci a Togliatti, perché sennò qui è perché davvero le cose sono troppo diverse per essere, al di là della battuta ovviamente, perché sono, non era in questione soltanto il bicameralismo, nel 2016, però non lo so, Togliatti, che se fosse stato vivo che cosa avrebbe pensato di quella riforma costituzionale, ma io credo che non ne avrebbe pensato un granché bene, però la butto lì, non lo possiamo sapere. Io penso che avrebbe votato no. Io invece ho ritengo che sia stata un'occasione persa. Può essere che abbiamo delle prego. Con il microfono.
permette dell'imbarazzo. Vai. Grazie. Vorrei fare una domanda al professore. Cosa cambiereste della Costituzione attualmente? Questa è proprio una diretta. Allora, la Costituzione è un miracolo per come è scritta, per come è venuta fuori in un'epoca complicatissima. Secondo me, ma io la dico così, meno ci mettiamo le mani, meglio è. Perché quando ci abbiamo messo le mani abbiamo fatto diventare un articolo di 5 righe e l'abbiamo fatto diventare di 25. E se andate a leggere la Costituzione di oggi, è una Costituzione molto più complicata. La Costituzione non è un atto normativo come gli altri, deve parlare a tutti i cittadini. Quindi io cambierei ben poco della Costituzione. Anche perché la nostra Costituzione, e questo è un paradosso se volete, è vero, è stato frutto di un compromesso, però la forza è stata proprio nella capacità, non imbalsamando, non facendo una fotografia di quel momento, c'è una fotografia, tra l'altro neanche troppo bella, parliamoci chiaramente, ha avuto la forza di fissare dei principi, questo è il termine chiave, principi. Non sono norme come le altre, non sono regole come le altre, sono principi. E in quanto principi sono soggetti a interpretazioni al tempo presente. Quello che la Costituzione ci diceva nel 1956, quando appunto ha cominciato a lavorare la nostra Corte Costituzionale, è una cosa. Quello che ci dice oggi è un'altra, ed è un bene che sia così, d'accordo? Quindi oggi io, perdonatemi, perché più invecchio e più bassa considerazione ho del legislatore, secondo me meno ci mettiamo le mani. Quindi io potessi io così togliere con la bacchetta magica qualcosa, toglierei fiscal compact, così. Soprattutto con i politici che ci abbiamo oggi. Diciamo, certo. Diciamo di Matteo Renzi, ci avete solo l'accento, insomma. Sì. Questa è la migliore domanda. Purtroppo quella non lo posso camuffare. Però ecco, si deve capire che io sono di Firenze. Vabbè, lì tra un comune e l'altro, appunto, in quanto toscani ce lo possiamo dire. Mi scusi, professore. Prego. A proposito dell'avversione di Togliatti nei confronti del bicameralismo, mi è chiaro. Non mi è chiaro quale altro tipo di avversione aveva Togliatti. Era radicalmente critico verso il giudizio di costituzionalità, verso la Corte Costituzionale. La riteneva una bizzarria, in quanto sosteneva, devo dire, con ragioni che all'epoca erano comprensibili, diciamo, non si dava ragione del perché alcuni fra di noi avessero il potere di giudicare la costituzionalità della legge e quindi alla fine mortificare l'espressione della volontà, popolare espressa dal Parlamento. Questo però è tra l'altro un motivo, ad esempio, se voi pensate all'esperienza francese, vabbè, lì l'esperienza è legislativo soprattutto, no, in Francia, pensate a Mitterrand che diceva che la Corte Costituzionale è un colpo di Stato permanente, d'accordo? Perché può stravolgere la volontà popolare. Ecco, anche su questo, se noi poi facciamo i conti con la storia, andiamo a vedere quante volte la Corte Costituzionale si è pronunciata nel senso della illegittimità delle leggi, io devo dire meno male che c'è stata la Corte Costituzionale. Siamo coperti. Questo a mio personalissimo avviso. Chi non parla è il docente universitario, parla è lasciarvi. Ma tutti penso che vi seguiranno. Grazie mille. Vi ringrazio. Grazie a lei.